nasce nel 1881, quando secondo Vergani, un garzone, diciamo, che lavorava presso una drogheria, decide di iniziare in laboratorio a creare questo dolce, il torrone, che secondo la leggenda risale al 1441, quando in occasione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il cuoco, diciamo, ideò questo dessert, questo dolce a base di mandorle, zucchero, miele, albume di uovo, che poi, avendo preso questa forma di torrione, si dice che ricordi la torre in muratura della nostra città, che tra l'altro decisamente tra le più alte d'Europa, è chiamato il Torrazzo, da cui avrebbe preso proprio anche il nome, questo prodotto, il torrone. Dal 1881, poi, secondo Vergani, diciamo, sviluppa la sua attività, intanto che l'azienda poi passa ai successori, diventa un'industria a tutti gli effetti nel 1969. E dal 1980 ha sede qui nell'attuale location, dove esistono tre linee produttive principali, che sono ovviamente il torrone, le praline di cioccolato e la mostarda di frutta piccante. Nel 2006 l'azienda è stata rilevata dalla famiglia Ranieri, che è tra i leader nella produzione di cereali per la prima colazione, granole, muesli, ha dato molto sviluppo alla linea proprio del praline di cioccolato per implementare i mercati esteri. Quindi l'azienda, che già fortunatamente, insomma, possiede delle quote di mercato consistenti sul torrone in Italia, è decisamente orientata alla crescita sui mercati internazionali, grazie anche a una linea di praline di cioccolato che si ispira a ingredienti tipicamente italiani, come possono essere i pistacchi, la crema al latte, delle ricette come il tiramisù, delle bevande come il cappuccino. E quindi cerchiamo di portare un po' di italianità, di far conoscere il Made in Italy, di presentare anche i nostri prodotti al meglio. Quindi prestiamo particolare attenzione al packaging, alle soluzioni di confezioni piuttosto che latte o confezioni regalo. E poi abbiamo la linea della mostarda di frutta, un prodotto ancora, diciamo, abbastanza locale, quindi noto soprattutto nel nord Italia, quindi frutta candita. Io vivo ad Avellino, ma sono comasco, quindi Ah, bene, so allora bene abbiamo come abbinare, insomma. questo prodotto che infatti cerchiamo di promuovere e di spingere non soltanto per la ricorrenza natalizia, diciamo, come abbinamento a bolliti, a carni, ma anche, diciamo, tutto l'anno per accompagnamento ai formaggi principalmente, stagionati e freschi, oppure ai affettati, ecco. Parlando dei mercati esteri, un prodotto come il torrone, che in Italia ha chiaramente una forte stagionalità, quella delle feste di Natale, all'estero viene vissuto come un dolce di Natale oppure viene vissuto come un dolce da consumare tutto l'anno? Direi fortunatamente no, nel senso che non è così strettamente collegato alla ricorrenza natalizia, e quindi i nostri clienti esteri che acquistano torrone, come per esempio in Canada, negli Stati Uniti, anche Brasile, o Australia, dove ci sono magari comunità italiane un po' più corpose, non lo collegano però direttamente a Natale, ma come più un dolce everyday, quindi meno legato alla ricorrenza. Poi, essendo a base di frutta secca, immagino che abbia anche oggi una visibilità maggiore, insomma, visto la Sì, crescita del mercato da frutta secca. esatto, così come anche il fatto di essere privo di glutine. Abbiamo proprio questo plus che sicuramente
di richiamo ed è un appeal per questo tipo di prodotto che è sicuramente, diciamo, calorico in quanto zuccherino, però anche sano, nel senso che non ha una percentuale di grassi, tra virgolette, nocivi, particolarmente alte, quindi può essere un ottimo snack. Parlando delle praline, in quali paesi voi esportate? Immagino che il primo concorrente vostro sia il Belgio come produzione, o quali Allora, sono i il competitor? Belgio ha anche una produzione di cioccolato storicamente prestigio, però negli anni diciamo, sta espandendosi un pochino a macchia di leopardo ovunque, quindi la quota dell'export è sul 35% attualmente del nostro fatturato. E siamo presenti in tutta l'Europa, quindi Spagna, Portogallo, in Sud America, Cile, Brasile, Argentina, Colombia, siamo presenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, nel Medio Oriente, anche in Asia. Ecco, quindi stiamo cercando di far conoscere il nostro brand, anche se l'azienda è flessibili anche sul marchio privato, però logicamente è un marchio storico e cerchiamo di portare la nostra identità anche sui mercati internazionali, cerchiamo di partecipare a delle fiere di settore e a crescere in questa direzione. Quali saranno le prossime fiere a cui... Abbiamo DSM, che è la fiera internazionale del dolciario, si tiene a Colonia in Germania. Invece eccezionale quest'anno a fine aprile, come retaggio, se vogliamo, un pochino della pandemia, nel senso che l'ente fiera ha voluto evitare i mesi più freddi, che storicamente si tiene alla fine di gennaio, e partecipiamo sempre anche al Galfood di Dubai a febbraio, e abbiamo a Nuga, sempre in Germania, ad ottobre, che si alterna con il SIA di Parigi. E facciamo la fiera del marchio privato a Chicago, insomma, e stiamo valutando anche delle nuove opportunità. Quindi producete anche come private label, se Sì, l'azienda possiede tutti i requisiti, le certificazioni internazionali per poter operare secondo gli standard ISO, IFS, BRC, quindi cerchiamo di offrire ai nostri clienti un servizio, oltre che un prodotto che sia di qualità.